Libri Oggi speciale Il Filo, volevo ricordare tra le altre cose gli scrittori che sono stati intervistati da me la scorsa puntata. Antonio Semproni, L'eco della memoria, Luciano Napoletano, Le parole di Assunta, Angelo Zilli, Incubi metropolitani, Silvio Manetti, Il senso della vita, Carmelina Locurcio, Sarò un cigno, una recensione, e Riccardo Abbati, Se hai occhi ascolta, anche questa è una recensione. Gli stessi libri si possono trovare nella libreria appunto dell'Albatros Il Filo. Poi ricordo pure che il gruppo Albatros Il Filo è presente alla Fiera Internazionale del Libro di Torino con tutto il suo catalogo 2009, tra l'altro la fiera dal 14 al 18 maggio, quindi diciamo tra pochissimi giorni quando appunto stiamo andando in onda. Ebbene, quindi adesso Andrea Fiore, storia di morte, ricotta e mascarpone. Senta, praticamente... Qualcosa anche qui, prima abbiamo parlato di un titolo importante, particolare, di un libro come quello del precedente, anche qui qualcosa c'è da dire. Lo stesso sottotitolo, non so se lei è d'accordo con me, la dice un po' sì, tutta. Sei miserial thriller. Perché sei miserial thriller? Perché in effetti la trama è intricata, è abbastanza con gli indizi ed altro, è quello di un thriller. Però è semi-serial, neanche esatto, serial. Esatto. Beh, intanto volevo ringraziare Andrea per questa bellissima opportunità che mi ha dato. Saluto chi è in ascolto. Anche Il Filo, la casa di Albatros Il Filo. Il Filo, perché no, anzi, grazie al Filo ci troviamo qui. E poi, ecco, semi-serial thriller perché? Semi-serial thriller la dice lunga. In effetti è un miscuglio, una dissacrazione a partire dalla copertina, faccio anche un po' di pubblicità, del genere giallo. Il genere giallo viene vissuto non in maniera seriosa, drammatica, pesante, come spesso accade, come proprio Agatha Christie, eccetera, ma in una maniera scanzonata, in un modo del tutto diverso, con delle situazioni paradossali, personaggi grotteschi, calambur, giochi di parole e anche una dissacrazione, diciamocelo pure, della lingua italiana che viene utilizzata in maniera propria ed impropria e con giochi di equilibrismo. Ha ragione, questo per drammatizzare, come ha detto lei giustamente, sì, non solo il genere qualche di solito serioso, ma anche questo andamento, non so se lei è d'accordo con me, un po' il trend, la moda, diciamo, dei thriller, no, che c'è soprattutto in questo periodo, e quasi un po' tutte le iniziative delle case editrici. Senta, però, il suo personaggio, Peter Haddock, ispettore di polizia, e il suo pasticcione assistente Dan, ecco, meritano un po' d'attenzione, ecco, se un pochino ce li introduce un po'. Sì, Peter Haddock è un ispettore che vuol darsi un tono, almeno ci prova, però non ha... come si direbbe, il fisico, non per farlo. E, se permette, vorrei dare una velocissima lettura a un punto dove si parla proprio di Peter Haddock, che è la descrizione, così dà anche l'idea dell'andazzo del libro. Ecco, sì, al capitolo quarto, piatto forte. In effetti Haddock non era quel che le donne avrebbero definito un bell'uomo, anzi era decisamente lontano dall'incarnare quell'ideale. Non era certo un Kuros greco, né una donna e nemmeno un Don Giovanni. Scarto di produzione, era forse la definizione che meglio di tutte poteva coglierne l'essenza. Alto poco più di 1,60 m, pesava circa 110 kg. Quando una zingara gli aveva predetto a 16 anni che avrebbe avuto una vita più larga che lunga, non aveva capito, ma presto avrebbe realizzato. I capelli, il suo cruccio, la sua capoccia era una vera e propria spianata sarda. E quando gli si chiedeva cosa avete fatto dei capelli, rispondeva che non ne aveva mai avuti a causa della madre e delle sue voglie durante il perperio. La poveretta nata nelle terre del Po, sentendo una forte nostalgia alla Pianura Padana, soleva portare disperata la mano sul capo e strofinarsi. I risultati erano visibili a tutti. Diceva anche di averle provate tutte, non ultimo il trapianto dei peli delle ascelle, ma i costi di manutenzione lo avevano portato a desistere e poi, che fastidio, nei periodi di festivi non se la sentiva più di passare per ore e ore lo stick profumato sul capo. Va bene, no, ecco, poi possiamo... prosegue ancora così. Sì, profe... ecco, qui ci fermiamo. Torniamo al sarcasmo. E anche è quello che diceva lei prima, no? Anche il modo, diciamo, non solo ironico, ma anche proprio anche un gioco un po' di parole. Di parole. Sì, questo è presente un po' in tutto il libro. Anche le situazioni, ripeto, sono delle situazioni davvero grottesche, quasi improbabili, al limite della realtà, anzi direi oltre la realtà.
Tant'è che questo libro io dico che è un giallo tra storia e leggenda, perché da una parte fotografa quelle che sono le debolezze umane, i piccoli tic dell'uomo quotidiano, le manie di grandezza, ma anche nello stesso tempo le più profonde meschinità in qualche modo. Cioè, però mi permetta, Fiore, però ecco, quello va detto anche per il lettore. Però c'è anche una trama, c'è una trama importante, è un vero e proprio thriller che sì. Si legge fino all'ultima pagina, e questo va detto, dei colpi di scena, con colpi di scena che chiaramente noi non preannunciamo, guardiamo bene. Senta, Fiore, però c'è una riflessione finale importante, che la possiamo fare insieme. Proprio alla fine del libro rimbalzava in modo ossessionante nelle loro menti, parliamo di Dan e l'ispettore Haddock, una frase: le cose non sempre sono quelle che sembrano. Oh, tra l'altro di Dan non abbiamo avuto modo di parlare, velocissimamente. Dan è un frutto di un errore di selezione di Haddock. Praticamente lui si è basato su un giudizio che le avevano dato e grandemente aveva pensato che gli dicessero grande mente, in realtà era grandemente quello che volevo dire. Per cui la nostra riflessione seria è questa, cioè che effettivamente tutto il libro è permeato proprio di questa apparenza. Tutto quello che sembra reale in realtà non lo è. Ogni pagina ci riporta a questo tema, e fino alla fine noi vedremo che tutto quello che fino a un momento prima sembrava potersi toccare per mano in realtà non lo è, è impalpabile, svanisce. Rimaniamo con questo appunto mistero finale, con queste le cose non sempre sono quelle che sembrano. Tanti auguri per il libro. Grazie. Andrea Fiore, Storie di morte, ricotta e mascarpone. Alla prossima occasione. Grazie.